Ragazzi, un piccolo avviso prima che inizi il video. Mi è stato riferito che alcune volte i feed dei miei video non arrivano a tutti gli utenti, quindi di conseguenza vi consiglio caldamente di attivare la campanella che trovate vicino a iscriviti del mio canale. E buona visione! Ragazzi, benvenuti su Killing Floor 2. E che cos'è Killing Floor 2? Beh, probabilmente chi conosce il genere survival horror sarebbe il Left 4 Dead per la PlayStation, perché siccome Left 4 Dead è un'esclusiva PC barra credo Xbox, non sono sicuro, diciamo la PlayStation era sprovvista di un titolo simile a Left 4 Dead, ed è qui che entra in gioco Killing Floor 2. Che cosa ha questo gioco rispetto a Left 4 Dead? Beh, bene o male quasi niente è diverso, se non per il fatto che, diciamo, ci sono le classi, a differenza invece di Left 4 Dead, che invece i personaggi sono, diciamo, all around, come si dice, no? Possono usare tutte le armi, tutto quello che si vuole. Invece qua no, qua parti con due armi di base, l'arma principale più una pistola. E in poche parole, devi fare fuori le orde di Zeds, che non sono zombie. Cioè, sono zombie, però si chiamano Zeds, tipo dagli infetti. Principalmente, qual è l'obiettivo? Uccidere le orde di nemici e accumulare più soldi possibili. Quei soldi che si accumulano, a ogni fine round, cioè ogni fine ondata, si devono spendere questi soldi per poter potenziare le due armi che si hanno, insomma. E niente, è così il gioco. Uccidi i mostri, vai avanti, fin quando non finisci le ondate. E alla fine, diciamo, di tutte le ondate c'è un boss finale, diciamo è più forte rispetto agli altri nemici, e diciamo per poterla battere ci vuole più di una persona, insomma, perché da soli è abbastanza complesso. Io ovviamente sto facendo la classe del medico perché sono più propenso per fare classi di supporto che classi, diciamo, d'assalto. Ok, abbiamo completato l'ondata. Ora, con i soldi che abbiamo preso andiamo, diciamo, nei pod dove si possono scambiare i soldi per potenziamenti, armatura oppure munizioni per le armi. Ecco qua, vedi. E granate anche, possiamo potenziarci la pistola. Così possiamo praticamente far più danni rispetto a prima. Il gioco comunque ti dà la possibilità di poter sbloccare alcune skin per i personaggi, perché così come Left 4 Dead ci sono diversi personaggi utilizzabili. Principalmente solo per motivo di customizzazione, nel senso non è che un personaggio è meglio di un altro, sono tutti uguali se non sbaglio. Non ho approfondito su questo, però dovrebbe essere così. Che hai bisogno di cash tu? Via, via. A posto. I soldi che non ti servono puoi darli ai tuoi compagni. Se hanno bisogno appunto di comprare magari munizioni e non hanno abbastanza soldi, tu gli puoi dare i tuoi soldi. Ok, la prossima zona è questa qua. Ci sono anche degli obiettivi extra che possiamo completare nelle ondate, ossia in questo momento, se vedete per terra, c'è una specie di aura blu che sta a indicare una zona che noi dobbiamo proteggere dagli Zed. Se noi riusciamo a proteggere questa zona per un determinato periodo di tempo, riceviamo soldi, esperienza extra, utile appunto per, diciamo, migliorare il proprio equipaggiamento. L'unica cosa che non mi piace, purtroppo, non so se si può fare, se si possono cambiare le armi, però da quel che ho capito, sì, tu parti con due armi base, ma sono queste per ogni classe, nel senso non è che ogni classe ha, per dire, questa pistola, poi ne hanno altre tre, diciamo, sono tre diverse, no. C'è solo questa pistola per questa classe. E noi dobbiamo usare questa pistola per questa classe. Fine, cioè non c'è altro. Poi ci sono le skin, vabbè, le classiche cose. Sì, però io quando è che sparo? Mi state, cioè, facendo fuori tutti voi. Io voglio sparare, amici. Il gioco però è molto frenetico ed è divertentissimo. Sto giocando con dei random, quindi essenzialmente non sto provando tutta l'esperienza, però con i miei amici sicuramente questo gioco sarà una figata pazzesca. Anche perché, diciamo, un survival horror sulla PlayStation, tolto questo, non ne siamo forniti. Vabbè, senza contare comunque
COD, altri giochi che insomma dove c'è la modalità con gli zombie, però io non la paragonerei minimamente a questo gioco. Anzi, questo, cioè questo, anche come per dire Rainbow Six, per dire che ha la sua modalità con gli zombie, ma secondo me 100 volte meglio questo. Si facci curare. Madonna. La violenza è settabile, come su Mortal Kombat, nel senso, se ti sembra troppo violento, puoi abbassare la violenza. Diciamo, è più propenso per magari qualcuno che soffre, diciamo, troppa violenza, troppo sangue, gli dà fastidio. E ci sta, perché così permette a tutti i personaggi, a tutte le persone, di poter giocare a questo gioco. E non limitare magari l'esperienza per alcuni, insomma. Lo stiamo facendo molto perché comunque i miei compagni sembrano bravi. Anche perché la difficoltà mi sa che è normale. Sì, infatti, difficoltà normale, fa un po' cacare, nel senso. Dovrei provare a mettere difficile, a dire il vero. Sono andato, perfetto. Welder repair. Use the welder to repair the objectives. Ok, questo non lo posso fare io perché sono classe medico e non ho diciamo, gli attrezzi per poter aggiustare le cose. Oh! E t'ho visto, stronzetta. Voleva diventare invisibile lì. Ah, ho sbloccato l'arma Kimbo. Bello, guarda che roba. Ho due pistole adesso. Arrivo, amici. Le armi Akimbo, bitch. Oh, no, il tank. Questo sarebbe il tank di Left 4 Dead, praticamente. Che per abbatterlo ci vogliono 7 miliardi di colpi. Dov'è? Dov'è? Abbattete quel figlio di puttana. Non lasciate sopravvivere nessuno. Questo è un ordine, bitches. Ok. Quello con la skin sembra comunque un nemico. Cioè, mi sono un po' confuso, sinceramente. Ovviamente, il modo più facile per abbattere una grande orda di nemici è o lanciare granate o sparargli un colpo in testa. Però non sempre muoiono con un colpo in testa. Cioè, nel senso, il corpo magari potrebbe sopravvivere. E sei costretto a diciamo, sparare un colpo extra per far fuori tutto il mostro, insomma. Senti che musica potente proprio. Madonna! Ah, già non vi ho fatto vedere cosa fa la mia granata. Praticamente la granata del medico non solo cura i compagni che stanno nel raggio della granata, ma tipo avvelena con un gas gli Zed, praticamente uccidendoli in modo che si asfissino, più o meno, non ho capito. Bene, sì, vabbè, che vi chiudete dentro, furi. Pixel, come on! Fino adesso ho trovato solo due boss disponibili, nel senso, in 5 partite che ho fatto, e no! Ha chiuso, mi ha serrato. Aspettiamo qua lui. In 5 partite che ho fatto, 4 volte è capitato lo stesso boss. No, 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 no. Ecco, vedi, la granata l'ho lanciata. Ecco, i nemici, vedi? Sono tipo affumicati, no? Siamo tutti piccoli pezzi di spec. Mannaggia il tank. Questo cazzo non lo abbatti mai, oh. Quando diventa rosso, cioè è proprio incazzato Nero e non lo fermi nemmeno con le cannonate. E ti fa questa specie di carica fastidiosissima. Ah, voi vi starete chiedendo anche, ma perché il tempo ogni tanto rallenta? Ogni tanto può capitare che se un compagno fa 3 o 4 headshot di fila, si entri in modalità Zed Kill, si chiama così se non erro. Che ti permette praticamente di rallentare il tempo. Ecco, mi sa che l'ho fatto io adesso. È randomico, cioè ogni tanto capita. Non ho capito quali criteri lo faccio attivare in modo consistente, però da quel che ho capito dovrebbe essere così. Lei, tutto solo, cosa fa qua? Preso. Ovviamente le hitbox sono di un gioco FPS, quindi anche se non sembra che li prendo in destra, in realtà sì. Perché le hitbox sono leggermente più grandi. Madonna,
Questi che diventano invisibili, che sembrano dei ninja quando sono fastidiosi. Perfetto. Anche lei, grazie. Perfetto. Cazzo, e questo sarebbe... non so se è o lo spitter o il boomer. Dovrebbe essere lo spitter. Perché infatti mi ha sputato in faccia. Però non ho spitter ciccione, perché mi sa che lo spitter di Left 4 Dead non è grasso. O forse sì. Ah, no, non ne sono sicuro. Non avendolo mai giocato. Cioè, mi baso su quel che ho visto della serie di YouTube con il tizio qualunque, quindi... Ne so ben poco, insomma. Ah, si attiva questo coso. Ho attivato qualcosa. Yeee! Quindi adesso c'è sicuramente boss. Spero tanto che sia quello grasso, grosso, e non quello che sembra una specie di scienziato pazzo, perché che palle, 4 volte di fila che lo sto beccando. Quello ciotto, meno male. Questo è fighissimo, sto boss, come vedete. Ok, questo boss praticamente, la sua peculiarità è che ha l'armatura. Per poter fare danni al boss bisogna rompergli l'armatura e buttargli addosso tutto quello che sia praticamente. Andiamo da lì, la curiamo, grazie. Guarda che figo, luce lanciafiamme. Cazzo dico lanciarazzi. Madonna, scarichiamole tutte quelle che abbiamo. Vuoto! Vuoto! Esplosioni a destra e manca proprio. A questo ti carica manualmente, che palle. No, no, mi lasci stare, non ho fatto niente. Madonna se ci muoio male. Perché questo è anche tipo uno spitter, cioè ti sputa quella merda verde addosso. Aiuto, mi stai inseguendo! Help! Bleh! Che schifo! Andiamo a curiamo i miei compagni. Quest'arma non fa un cazzo, però, eh. Vabbè che lui comunque, diciamo, la vita del boss aumenta in base a quanti siamo. Cioè, più siamo, più vita ha il boss, ovviamente. Che tu ti curi, grazie. Per dire, alcuni boss, diciamo, vengono anche aiutati dagli Zed. Questo no, perché essendo già abbastanza potente di per sé, diciamo, non ha bisogno di aiuto extra. Ma per dire, l'altro boss che io avevo... Ah, come l'ho detto? Eccoli qua. E invece sì che viene aiutato e abbiamo vinto. Per fortuna non è morto nessuno. Non ho fallito come medico, sono contento. Mi fa piacere questa cosa. E quindi, yeah, abbiamo vinto! Miglior medico, ovviamente ero l'unico. Spero che il video vi sia piaciuto. Comunque, come gioco è divertentissimo. Cioè, ripeto, non ho ancora avuto il piacere di provarlo con degli amici. Però, sono sicuro che appena succede, mamma mia, ci sbraghiamo dalle risate. Però, sarebbe più bello se si facesse modalità più elevate. Perché, comunque, ho notato che è normale, è abbastanza facile. Beh, detto questo, spero che il video vi sia piaciuto. Mi raccomando, lascia un like, condividi, commenta, iscriviti se non l'hai ancora fatto. E ci becchiamo al prossimo episodio. Ciao, pusillanimi!